Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi voglio farvi un brevissimo video in questa rubrica che ogni tanto rispolvero, che è la rubrica Indice, dove voglio pubblicizzarvi un server italiano di Avorion, perché so che alcune persone, vedendo i video che ho fatto in coop con Ibu, dove spieghiamo le meccaniche leggermente più avanzate di gioco, si sono un pochino appassionate e su Discord mi hanno chiesto se gioco, se qualcuno gioca, se c'è una community italiana. Allora, io credo che di community italiane ce ne sia qualcuna, o perlomeno dei server aperti di italiani. Tuttavia, io ho ricevuto da uno di voi con messaggio privato un server italiano dove c'è anche il Discord. Il Discord ve lo metterò in descrizione, dove potete volendo accedere, ed è un server ampiamente moddato, perché ci sono fazioni nuove, ci sono fix a missioni che magari non partivano in versione base di gioco, e oltre che, vabbè, tante altre cose, tante aggiunte, un totale di 89 mod disponibili, in evoluzione credo. Comunque il sito è ITA, tra le parentesi quadre, Avorion Galaxy. Da qui voi poi potete andare, cliccando con il destro, a metterlo nei preferiti, e quindi lo troverete sempre nei preferiti, insomma, qua, nella scheda favorite. È un server che non impone alcun tipo di frequenza all'interno del server, ma consente a chiunque loghi di creare la sua storia, la sua esperienza, e non è detto neanche che incontriate molto spesso altri giocatori, perché il server è sterminato, il mondo di gioco è sterminato. Nel caso in cui non sappiate che cos'è Avorion, ci ho fatto dei video, e dei video anche in collaborazione. È un gioco che diciamo vi mette un pochino nei panni di un pilota spaziale all'interno di questa galassia, dove dovete raggiungere il centro, e man mano vi avvicinate al centro la difficoltà aumenta, ed è un gioco dove potete costruirvi con i cubetti le varie navi, ma non le costruite liberamente, le costruite consumando risorse che minate o fate minare alle navi che assumete, un po' alla X4 Foundations. E ogni blocco ha i suoi requisiti e ha le sue funzioni. Ci sono i blocchi dove potete mettere la crew, quindi l'equipaggio. Ci sono slot di armi, slot di potenziamento. Potete crearvi addirittura le vostre stazioni. E da qui ci abbiamo fatto un video. Stazioni minerarie, possono essere stazioni di compravendita, stazioni che vengono, diciamo, utilizzate da altri giocatori, se giocate online o dagli NPC. Quindi vi potete creare il vostro impero economico e il vostro impero militare. Quindi, qui nel browser servers avete il server italiano. Adesso l'ora è tarda della sera, quindi non c'è nessuno connesso, ma vi ricordo che c'è anche il canale Discord, che, ripeto, troverete sotto in descrizione, qualora vogliate entrare, conoscere il fondatore, che è una persona comunque disponibile, se è pronta a spiegarvi tutto, e probabilmente, sicuramente, anche aiutarvi in gioco. Questo video l'ho fatto, l'ho detto, perché qualcuno più di una volta ha scritto se giocavo, se conoscevo qualcuno che giocasse ad Avorion, perché è un gioco ampiamente anche single player, ma in online credo possa rendere molto di più. Io vi dico, giocandoci in cooperativa, quindi ostando io, mi sono divertito parecchio. Ed è un gioco dove comunque potete passarvi i progetti delle navi, o addirittura scaricarli dal workshop. Ci sono dalle navi di Star Trek, di Star Wars, di Warhammer, ne trovate di ogni tipo, oppure potete cimentarvi voi stessi a costruire una nave. C'è molto quel concetto del tier, nel senso che fate la nave tier 1, tier 2, potenziate, potete scavare nuovi metalli, nuovi minerali, insomma, nuovi asteroidi, e combattere contro dei boss, perché ci sono anche i boss all'interno dello spazio. È molto bello perché ci sono dati settori in ogni
regione dello spazio dove ci sono determinati venditori, quindi ci dovete andare, ci sono le missioni, un'infinità che potete accettare, da uccidere dettaglie a andare a recuperare un oggetto, fare una missione di trasporto, e in questo ricorda molto anche EVE Online. Ragazzi, spero di avervi fatto una cosa gradita, di avervi segnalato questo server che, vi ricordo ancora una volta, tra parentesi quadre, ITA e poi Avorion Galaxy, server moddatissimo, quindi insomma di cose ce ne sono, non c'è una password per entrare, ci sono 85 modi in realtà, e basta. Poi se avete bisogno di maggiori informazioni trovate appunto queste all'interno del canale Discord che vi lascio in descrizione. Attendo i vostri commenti qua sotto e vi invito, se vi va, di giocare in compagnia, di loggare questo server. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao ciao.